Anticipazioni la promessa, puntate spagnole. Martina ha un problema con l'alcol. La promessa prosegue e, nel corso delle puntate spagnole, i telespettatori assisteranno ad un colpo di scena inaspettato riguardante Martina. Infatti emergeranno molti retroscena sul passato della ragazza, soprattutto per quanto riguarda alcuni problemi che torneranno a farsi sentire nel presente. Ma ecco che cosa sta per succedere. Anticipazioni la promessa, puntate spagnole. Martina sta male dopo la morte di Fernando. Nel corso delle prossime puntate spagnole della promessa, il personaggio di Martina, finora libero e spensierato, si troverà a fare i conti con tanti gravi problemi. Tutto ha inizio quando i suoi genitori, Fernando e Margarita, insistono per farla sposare con un uomo a cui aveva dato soltanto un bacio a Madrid. Martina rifiuta il matrimonio combinato e si schiera apertamente contro la sua famiglia. Questa situazione stressante raggiunge l'apice quando Fernando, il padre di Martina, perde improvvisamente la vita a causa di un malore proprio durante una discussione con la ragazza. Quest'ultima ne rimane molto segnata ed inizia ad avere molti sintomi come stanchezza, nausea ed inappetenza. La stessa Martina inizia a pensare di poter essere incinta e si sottopone a delle analisi per avere una risposta, che però è negativa. Margarita si convince che i sintomi di Martina siano legati al senso di colpa per la morte del padre, mentre la ragazza continua ad avere molti atteggiamenti strani. Infatti, durante la notte si allontana dalla villa di nascosto, facendo preoccupare molto Curro, il quale si convince che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Curro prova a vigilare su Martina e a capire che cosa stia facendo, ma la ragazza lo rassicura dicendo che non c'è nessun problema. Anticipazioni la promessa, puntate spagnole. Martina soffre di depressione e alcolismo. Curro si accorge che Martina sembra sempre stanca, ma lei minimizza dicendo che soffre solo di insonnia. Anche il medico Abel la visita, ma le chiede se stia consumando alcolici e lei risponde di no. Curro chiede a Yana di prestare attenzione a Martina e di cercare di capire se ci sono cose importanti che la ragazza non gli ha detto. Ebbene, la risposta è affermativa, infatti Martina soffre da molti anni ormai di depressione e alcolismo. Le cose degenerano quando la ragazza ruba una bottiglia di alcolici a Don Alonso e va a berla lontano dalla casa. La situazione sembra degenerare mentre Margarita continua a ritenere che Martina debba sposare un uomo che non ama. Intanto la ragazza decide di allontanarsi anche da Curro ed interrompe la relazione con lui, sostenendo di aver bisogno di riprendersi dopo quanto accaduto a Fernando. Nel frattempo la ragazza non vuole più vedere nessuno, passa tutto il tempo nella sua camera a dormire e si isola dagli altri. Tra gli abitanti della promessa inizia ad esserci molta preoccupazione per lei. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate qualcosa del genere dal personaggio di Martina e che cosa succederà ora? A voi i commenti. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.